Eccoci qui allo stand di Acer IFA 2015, abbiamo di fronte a noi Acer Revo Build, il PC modulare presentato ieri dall'azienda taiwanese. È un PC modulare perché i pezzi che vedete qui possono essere staccati in quanto si tengono tra di loro tramite questi pin magnetici e un sistema magnetico che gli permette di essere agganciato facilmente. Dei pezzi qui a disposizione, il primo che salta sicuramente all'occhio è questa piastra, che non è altro che una batteria portatile che una volta agganciata al PC viene messa in carica e ha poi la possibilità di caricare wireless il nostro telefono. Ad esempio qui abbiamo Galaxy S6 Edge Plus, adagiandolo parte la ricarica wireless. Poi appunto possiamo staccare la piastra e portarla in giro, dato che poi possiamo caricare il nostro dispositivo tramite questa presa con uscita a 5 volt e 2 ampere. Qua invece la presa per caricarlo in mobilità. Altri pezzi, queste casse con integrati dei microfoni, casse certificate per Skype for Business, quindi sistema adatto a videoconferenze. Altro pezzo, un hard disk. Questo in realtà è un hard disk come se fosse esterno, perché la unità centrale può essere staccata così da quest'ultima unità che vedremo dopo, e qua dentro c'è già una memoria che è quella del sistema operativo e dei programmi. Se poi vogliamo andare ad aggiungere spazio, possiamo acquistare questo hard drive esterno che, una volta attaccato al PC, aumenterà lo spazio a nostra disposizione, ma poi possiamo tranquillamente staccare e portarlo in giro come un qualsiasi hard disk esterno. Qua abbiamo il connettore micro USB 3.0 tramite cui possiamo collegarlo a altri dispositivi. Questa, come già detto, è l'unità centrale, fondamentalmente CPU, scheda grafica integrata, memoria interna, RAM e poco altro. L'ultima unità attualmente disponibile è questo box che contiene una scheda grafica dedicata. Sarà quindi possibile andare ad aumentare la potenza grafica del nostro Revo Build. Al momento non sono state date specifiche tecniche precise riguardo a amperaggio della batteria, processore, RAM e quant'altro. Il PC dovrebbe essere comunque un 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, un processore Intel Celeron, e non sappiamo ancora che tipologia di scheda grafica sarà presente nel box dedicato. Si tratta comunque di un prodotto veramente veramente interessante, perché scalabile. Sarà possibile in futuro, se il progetto prenderà piede, aggiungere tanti altri pezzi e creare un PC perfettamente configurabile sulle nostre esigenze. E poi, senza dubbio, la carica wireless sull'estremità superiore è veramente un tocco di stile. Penso di aver detto tutto. Un saluto da Jacopo per Spazio Tech.